prodotti in collaborazione con Amici sportivi, buonasera. 34 minuti dopo le ore 20 in diretta su TV Oggi Salerno, ben ritrovati con l'ultimo appuntamento della settimana con Zona Mista News. Domani pomeriggio la Salernitana è chiamata ad una partita da provare a vincere, per provare a dare continuità, per provare a tentare la scalata salvezza. Buone notizie sul fronte infermeria perché Menichini ha recuperato tutti i giocatori che avevano marcato visita negli ultimi giorni, quindi contro il Trapani di Serse Cosmi sarà 4-4-2, modulo che ha dato delle indicazioni importanti e propositive contro il Crotone all'Arechi, ma Menichini nella conferenza stampa, pseudo conferenza stampa sul sito internet, come sempre senza contraddittorio, per la prima volta ha parlato quasi come se tuonasse, quasi come se fosse un grido di battaglia, una chiamata alle armi, perché adesso davvero il tempo stringe. Parleremo della partita di domani pomeriggio al Provinciale di Trapani con Enzo Fusco, ex calciatore della Salernitana, oggi allenatore. Buonasera Enzo. Buonasera a tutti. Enzo, tanti messaggi già sul nostro sito internet, al sito tvoggisalerno.it, al link Zona Mista News. Tutti, Menichini in primis, parlano di continuità e soprattutto Salernitana ancora orfana di un successo esterno. Sì, diciamo che il campionato stringe sempre di più, sono sempre meno le partite, quindi adesso bisogna dare continuità soprattutto al gioco, perché contro il Crotone sono mancati solo i 3 punti, però adesso trasformare in quel di Trapani la bella prestazione contro il Crotone, però diciamo facendo meno gioco ma più punti. Anche perché di gioco e soprattutto di una prestazione gagliarda, positiva contro il Crotone si è vista, però come giustamente hai detto tu adesso ne mancano 15 alla fine, il tempo e i punti stringono ed è necessario, indispensabile. Tutti parlano di continuità, non è un caso che la Salernitana non abbia mai fatto 2 vittorie di fila e soprattutto non abbia mai centrato un successo esterno, soltanto una casistica secondo te o anche un problema mentale? Probabilmente anche un problema mentale, però quello basta poco per trasformare tutto in positivo. Anche una vittoria a Trapani può portare a un filotto di 2-3 vittorie, che in questo momento sia proprio fondamentale. Però io penso che dando continuità alla partita di domenica, non dico a livello di punti, perché poi un punto è sempre poco, però sempre meglio che zero. Dare continuità al gioco, che penso che poi il gioco trasforma tutto in punti, è impossibile che gira male, perché la partita di domenica scorsa, se la gioca altre 10 volte, penso che se ti gira bene la vinci 9, 8, 9. Enzo, non è una alchimia, non è una formula perfetta, ma è un caso o soltanto anche in questo caso una casistica che la Salernitana ha cambiato atteggiamento tattico, si è messa 4-4-2 e ha espresso quella buona prestazione? Soltanto un caso o i numeri contano poco come schieramento secondo te? Io penso che nel mio piccolo lo fa tutto la testa, ma al di là del modulo, qualsiasi modulo si adatta, si deve adattare soprattutto ai giocatori che ha in quel momento, ha in rosa, ma poi la differenza la fa sempre la testa, cioè mo puoi giocare anche 3-3-3 a 10 uomini e vinci la partita, però in relazione anche alle caratteristiche, sì, dei giocatori, gli equilibri, ma diciamo che gli allenatori bravi sono quelli che non partono con un modulo di base, però poi si adattano ai giocatori che hanno il rosso. Giusto fare il 4-4-2 contro il 4-3-1-2 di Cosmi? È giusto, lo dice il campo, se vinci è giusto, se non vinci. Per questo dico, le motivazioni, il modulo è fondamentale, ma non è tutto secondo me. Agropoli Granata, il nostro sito internet tvoggisalerno.it, al link Zona Mista News, ci scrive e ti chiede: salve, io penso che per rientrare nel gruppo delle candidate alla salvezza quella di domani sarà una partita da vincere assolutamente, che ne pensi? La B è dura, mo parlavamo prima di collegarci, che comunque il Novara sta 1-1 in casa con la Provercelli, tutte le partite in B sono difficili.
Io sono sempre del parere di non perderla, nel senso che pareggio col Trapani, trasformi con una vittoria in casa, è normale che siamo a un punto a 15 dalla fine, per salvarti dovresti fare almeno, come dicevo prima, un filotto di 3 o 4 vittorie. Però comunque vai in un campo difficile, tu hai bisogno di punti e ti porta a fare qualche errore. Quindi io sono del parere importante a non perdere, è normale che se fai 3 o 4 pareggi di fila, alla fine non servono. Forza Granata, Eugenio, domani dobbiamo soltanto vincere, solo per i 3 punti. Tra domani e martedì dobbiamo fare bottino pieno prima della difficilissima trasferta di Cesena, altrimenti è, fra parentesi, quasi finita, almeno per la salvezza diretta. Non bisogna dimenticare che la Salernitana, come tutto il campionato che ha detto, osserverà il turno infrasettimanale, domani a Trapani al Provinciale, martedì sera contro la Virtus Entella alla Rechi. Che non è facile. Anche perché... Soprattutto in trasferta, l'Entella ha dimostrato sempre di fare... Ma poi è una squadra che subisce anche, però fa tanti gol. E io sono sempre del parere che in questi campi, in queste società, in queste piazze, il fattore mentale è fondamentale. C'è una cosa giocare a Salerno, in questo caso qua per salvarti, e una cosa giocare all'Entella. A Chiavari. Senza... Però concentriamoci sul Trapani, Enzo. Domani il Trapani al Provinciale, 4-4-2, stessa formazione sostanzialmente rispetto a quella vista con il Crotone. L'unica differenza, Stracoscia al posto di Terracciano, che si è immolato perché sì. Oltretutto c'era il rischio che arrivava addirittura la super beffa della sconfitta. E già Granatiello ci scrive: buonasera, io penso che l'assenza di Terracciano sia molto importante, perché non solo sta giocando bene, ma ha dato sicurezza a tutto il reparto, sicurezza che Stracoscia non ha mai mostrato. È il caso che lo debba mostrare anche Stracoscia domani. Eh sì, dopo tempo ha un'altra occasione importante, spero per lui, cioè per il ragazzo e soprattutto per la Salernitana, che dimostri che è all'altezza di giocare in Serie B e a Salerno. E allora vediamo il primo servizio che abbiamo preparato per voi Nicola e Roberto su questa probabile formazione, poi andremo anche sulla schermata del campo, abbiamo posizionato i giocatori che domani affronteranno il Trapani di Serse Cosmi. In volo all'alba da Napoli, la Salernitana è già in Sicilia per preparare al meglio la partita di domani a Trapani. In tarda mattinata i Granata hanno sostenuto la seduta di rifinitura nella quale Leonardo Menichini ha ritrovato Moses Ogier nei giorni scorsi alle prese con una fastidiosa verruca. Il centrocampista ghanese sarà della partita ed il suo recupero indurrà Menichini a schierare la stessa formazione della gara col Crotone, ad eccezione dello squalificato Terracciano, rilevato tra i pali da Stracoscia. Non era mai accaduto finora che la Salernitana non cambiasse nulla o quasi nello spartito tattico e negli uomini, almeno quelli di movimento, da una settimana all'altra, e domani a Trapani per la prima volta i Granata scenderanno in campo con un 11 che non sarà del tutto inedito, anzi il 4-4-2 che Menichini schiererà domani ha già superato l'esame Crotone e sebbene i siciliani di Cosmi adottino un modulo diverso, Menichini ha deciso di dare fiducia e continuità al progetto tattico e dagli uomini da cui ha fin qui avuto le risposte migliori. Ogier e Moro dunque saranno confermati in cabina di regia, ai loro lati toccherà ancora a Gatto ed Economidis assicurare spinta e copertura sulle corsie laterali. In avanti ci sarà ancora una volta spazio per la premiata ditta coda Donnarumma. Il centravanti, 4 gol nelle 6 giornate del girone di ritorno fin qui disputate, ha smaltito un piccolo fastidio al polpaccio e sarà schierato dal primo minuto in tandem con l'ex Teramo. In difesa conferma per Bagadur al centro, il croato ha scalzato Imperero nelle gerarchie di Menichini e farà coppia con Bernardini. Ceccarelli e Franco agiranno sulle corsie laterali. L'unica novità tra i pali, dove Terracciano deve cedere i guantoni a Stracoscia. Sarà questo l'unico cambio obbligato per Menichini, ma nella sostanza e nella fisionomia la Salernitana cambierà poco e pare aver finalmente trovato una sua identità. Il servizio di Nicola Roberto, che ha anticipato quella che stiamo per mandare in onda, il frame della probabile formazione che domani affronterà il Trapani. Intanto con Enzo Fusco, Natale, un nostro affezionato, vediamola la probabile formazione: Stracoscia tra i pali, 4-4-2 classico, con Ceccarelli, Bernardini, Bagadur e Franco in difesa, Gatto, Moro, Ogier e Economidis, che ha vinto di nuovo il ballottaggio, sembra avere vinto il ballottaggio con Zito, coda Donnarumma. Tre considerazioni su questa formazione, Enzo. Donnarumma bacchettato, secondo me giustamente, perché deve essere un po'
meno egoista, più altruista e dare la palla quando il compagno è posizionato meglio. Ho Economidis che supera ancora il ballottaggio con Zito per una condizione su questo Menichini è stato perentorio, ha bisogno di gente di gamba in bici, ha bisogno di gente che corre e Bagadur felice sorpresa forse con una partita di ritardo perché ad averlo avuto a Terni. Quello ho avuto molte perplessità per Manolo, è un amico, ma onestamente a mettere Manolo centrale. Ma lo espone a brutta figura. Ma lui specialmente, perché proprio perché è un amico, e poi avere centrali di ruolo in banchina. È assurdo. Ha creato un po' di scompiglio in questo. Poi dopo 4 gol, perché poi alla fine siamo sempre là, i risultati, vinci la partita e tutto cambia. Spero che comunque dia continuità, ripeto, alla buona prova del Crotone, la formazione sembra diciamo buona, dai, poi parlerà il campo domani. Il discorso è che si è cambiato troppe volte formazione, quindi è quasi ora di puntare continuità anche in questo, forse. Ma io penso che sia fondamentale. Bravo, cioè le squadre che vincono. Se tu chiedi continuità di risultati, devi dare anche una continuità di formazione. Ma puoi cambiare una pedina, massimo due, oppure nell'esigenza del portiere in questo caso. Però è normale che la B, mo c'è la partita martedì, alcune squadre giustamente guardano già anche alla partita di martedì. Natale, nostro affezionatissimo e attento osservatore, amante di calcio, scrive, e in parte concordo, il problema del modulo sono sempre le tre linee, che devono funzionare, poi i numeri contano poco. Con il Crotone, soprattutto la linea di centro, ha funzionato benissimo e da lì è arrivata la grande prestazione di tutta la squadra. Io condivido, perché a centrocampo Oger e Moro sembra una coppia ben assortita, giusto che adesso giochino loro, Enzo. Tu sei stato centrocampista. Vabbè, io sono di parte perché sono di ruolo, ex ruolo, diciamo. Che io penso che in qualsiasi squadra al mondo, se non funziona il centrocampo, soffre la squadra. Tutta la squadra. Quindi diciamo che il cuore di una squadra il centrocampo, è normale che se non funziona ne soffrono un po' tutti i reparti. Ti fa onore anche perché essendo amico di Pestrin, sì. Insomma, però in questo momento credo che sia giusto. Ma io penso che Manolo sia un giocatore fondamentale e lo deve essere anche soprattutto quando è fuori. In questo caso qua che bisogna lottare tutti per la salvezza e non ci dimentichiamo che Manolo prima di Terni ha offerto una grande prestazione, quindi... Contro il Pescara ti riferisci. Prima della pubblicità, un flash in 30 secondi da salernitano, da detto ai lavori, da allenatore, da futuro allenatore di una scuola calcio che è in corso d'opera. Siete praticamente agli sgoccioli, la scuola calcio dei fratelli Fusco, Luca Fusco. Si è definitivamente messa la parola fine alla vicenda Gabbionetta, ufficialmente è passato al Hangzhou Green Town. Io dico un affare per tutti, forse, perché se il giocatore non c'era fatto prima era meglio. Ne parlammo tempo fa che all'inizio ha fatto la differenza, ma è rimasta lì in quelle 5-6 partite. Poi mi sa che giocavamo quasi in 10 alcune volte, irritante, però te lo dissi la volta scorsa, te lo ripeto, secondo me già c'era qualcosa che nasceva alle spalle, perché è impossibile che un giocatore dopo 30 secondi, un minuto entra e si fa cacciare fuori, quindi covava qualcosa dentro, qualcosa che noi non sappiamo. Assolutamente. Andiamo in pubblicità, poi la seconda parte entreremo in casa Trapani per capire come Serse Cosmi sta preparando la gara con la Salernitana dopo il colpaccio virtualmente in casa sua al Curi di Perugia, dove ha lasciato tanti buoni ricordi. Eccoci qua, seconda parte di Zona Mister News in compagnia di Enzo Fusco, il 4-4-2 della Salernitana domani a Trapani, la prima di 15 gare al termine della regular season, la prima di 7 trasferte, cioè ne mancano 15 al termine, 7 trasferte. Il bottino salvezza deve essere equamente diviso, Enzo, bisogna cercare di fare il colpaccio anche in trasferta adesso. Uno devi cominciare a vincere anche in trasferta, anche se ripeto, io penso che il Fortino, e lo dice anche il passato, in alcune salvezze la Reghi ha fatto la differenza. Quindi ripeto, io sono sempre del parere di non perdere, ma non perché di cultura sono difensivista, anzi, e andare a Trapani per fare la partita e vincerla. Però, ripeto, pareggiare a Trapani, l'importante è non perdere, vincere per assolutamente in casa... già va bene.
Ancora ci scrivono, buonasera, è quasi ora che la Salernitana faccia una partita a corsa, tutti chiedono il colpaccio, e c'entra risultato pieno in trasferta, anche perché la partita dell'andata con il Trapani grida ancora vendetta, effettivamente quella fu la partita della cappellata di Terracciano, che non ci sarà per squalifica, segnò proprio il Salernitano Citro, che potrebbe partire dalla panchina. Invece chiedo ad Enzo Fusco, il mercato di riparazione della Salernitana ti ha convinto, e chi finora ti ha dai pollice alto o pollice verso, cioè chi ti ha convinto di più e chi ti ha convinto di meno? Io sinceramente non riesco a valutare, ma penso come tutti i salernitani in poche partite, diciamo. Però un'idea, uno che ha fatto calcio calcio. Sì. Sinceramente io penso che ad esempio Gatto è un ottimo giocatore, perché me ne hanno parlato benissimo, ed è un ottimo giocatore. Lo stesso il difensore centrale, che ne abbiamo parlato prima. Vedendo la prestazione di domenica, per me in prospettiva è un fenomeno, un grande giocatore. Quindi penso che la campagna acquisti, cioè il mercato di riparazione, per me non è stato cattivo, dai, per me sono stati buoni innesti, però c'è da vedere la continuità. Almeno diciamo in 7-8 partite, non si può valutare in 1-2 partite. Allora, io non so se è pronto, intanto è agli sgoccioli la partita tra Novara e Provercelli. Francamente io speravo che il Novara di Baroni riuscisse a fare bottino pieno. Sono ancora sull'1-1, sono al primo minuto di recupero le due formazioni, una sorta di partita molto sentita in terra piemontese tra Novara e Provercelli. Non è ancora finita, non abbiamo ancora il risultato finale, ancora ferme sull'1-1. Non so se il nostro Giampiero in cabina di regia ha preparato anche il calendario della prossima, che è la sesta di ritorno di domani, la gran parte si giocherà domani sui campi di tutto lo Stivale. Guardiamolo un attimo se c'è, vorrei anche un commento quanto è importante. Cagliari-Novara non credo, non è possibile, questa è la 29esima. Questa è la successiva, io mi riferivo a quella di domani. Vabbè, allora resettiamo tutto, andiamo su Serse Cosmi se ce l'abbiamo, perché Cosmi è stato in conferenza stampa oggi a Trapani in ottica della gara di domani con la Salernitana. Vediamo che cosa dice Serse Cosmi. Sul fatto che le squadre in questo momento vogliono i punti, credo che sia una novità, le squadre che vogliono sempre, sia la prima che la 42esima giornata, quindi non è quello il problema, come non è il problema da dove veniamo sia noi che la Salernitana in relazione a quello che è l'ultimo turno, insomma, e quindi sono stati, almeno per quello che ci riguarda, un risultato positivo, in parte anche straordinario, perché è venuto dopo una prestazione lineare, diciamo così, senza sbavature, con quello per quello che ci riguarda. Quindi sono stati 3 punti di platino, insomma, voglio dire, quindi neanche d'oro. Ora bisogna semplicemente, come sempre succede, far tesoro di quello che è stata la partita di Perugia e capire perché abbiamo vinto questa partita, insomma, che non è molto molto complicato capirlo, insomma, voglio dire, e quindi di conseguenza riproporre con un avversario diverso, in un contesto completamente diverso, le stesse qualità. E questo era Serse Cosmi, che ha fatto sorridere fuori onda quando dice dobbiamo capire perché, come abbiamo vinto la partita con il Perugia. Io credo che Cosmi da buon marpione stia puntando l'indice sul fatto che il Trapani ha mostrato una certa discontinuità, che però cozza con la discontinuità della Salernitana, perché guardare la classifica, Enzo, Trapani ha 36 punti, 11 in più della Salernitana, che quasi quasi punta il naso a nord, cioè punta il naso addirittura alla lotta playoff. Trapani a 36 nella parte sinistra della classifica, Enzo. Infatti, ma la Serie B è un campionato stranissimo, perché se prendiamo le rose non è che ci sta tutta questa differenza. Non credo. Quindi sono anche annate, cose che girano storte.
però spero che il detto che si dice squadra che vince trasferta perde in casa, speriamo bene domani. Amen. Ivo ci scrive un complimento per Enzo Fusco. Ivo secondo me sarà un'amica, insomma un parente, scherzi a parte. Eugenio vorrei esprimere, anzi la conosco e la saluto affettuosamente. Eugenio vorrei esprimere grande stima e rispetto per il tuo ospite. A differenza di giocatori che non pensano al bene della Salernitana ma solo al bene delle proprie tasche, Enzo Fusco da giocatore nella Salernitana è stato sfortunato e forse poco tutelato, ma non ha mai fatto polemiche. Enzo. Bella, però un bel riconoscimento da parte della... La ringrazio. Ti ha commosso quasi. Cioè, ti ho, meno male che la telecamera non ti ha... non ha scovato quasi la lacrimuccia. No, è il discorso che comunque io sono stato qui in annate un po' particolari, dai, perché comunque sono venuto in un periodo, l'anno di Novelli, che poi secondo me non fece male prima che fu cacciato per via. Niente. Anzi, noi eravamo a 2-3 punti dai playoff, però è stata un'annata un po' di stacco anche da parte della tifoseria, un po' di scetticismo. Consentimi, con la partita fantasma di Terni. Sì. Con la partita, sì. Cioè, con la partita fantasma, nel senso una partita che una andava partita che... vinta no, perché, sì, a tavolino, sì. Perché problematiche della Ternana non potevano essere riguardate la Salernitana. La Salernitana invece si impose il fatto che si dovesse rigiocare. Intanto Novelli fu insonerato con una partita in meno. Con una partita in meno, e io infatti dicevo quei 3 punti di Terni, noi andavamo, mi sembra, a un punto o a 2 punti del playoff. Sì. Abbiamo un cammino un po' strano, in casa le vincevamo quasi tutti e fuori facciamo fatica, tranne mi sembra quella o Martino o Manfredone andammo a vincere, una cosa del genere. Non Martina, mi pare. Poi l'anno dopo diciamo che ci sono alcune cose che a me non sono andate giù, però nello stesso tempo l'anno della promozione, fino a gennaio, il mercato di gennaio, sono stato qui facendo collezionato 13 presenze, diciamo in un ruolo non mio, esterno a sinistra. Poi nel mercato di gennaio andai a Pagani, però il direttore Fabiani mi allungò il contratto. Poi c'è da dire che tutto quello che mi è accaduto dopo è stato tutto nelle mani del destino. Sei perché stato anche sfortunato il problema che ho avuto alle anche, purtroppo, in qualsiasi parte ero, mi veniva comunque. Torniamo, sì, non so se già c'è in collegamento telefonico, altrimenti lo approntiamo il collegamento telefonico, perché andiamo a Trapani. Cosmi, al di là di voler capire, fa finta di capire o meno come ha vinto a Perugia, conferma il suo spartito tattico, 4-3-1-2, Coronado agirà a ridosso delle due punte, Torregrossa sembra non partire addirittura titolare, ma ci faremo spiegare tutto dal collega Franco Cammarasana della Gazzetta dello Sport. Intanto ci saranno 100, almeno 100 tifosi della Salernitana anche a Trapani, Enzo. Vediamola la formazione del Trapani. Vabbè, ma sulla loro presenza penso che ormai vanno dappertutto, è giusto così. Spero che sia il momento di regalare una gioia a questi tifosi, sia i 100 che andranno lì e il resto che sta a casa attaccata alla televisione. Allora, Franco Cammarasana della Gazzetta dello Sport, in questo momento è inquadrata la probabile formazione del Trapani. Franco, ce la declini, esatto. e ci dici insomma le ultimissime. Buonasera. Buonasera a tutti innanzitutto. La novità più grossa è quella che il 99,9% non giocherà a Torregrossa. Sì. Era stato recuperato, era entrato in forma, ha segnato anche un gol lì a Perugia. L'avrete visto, solo che nell'allenamento di ieri pomeriggio ha accusato un altro fastidio muscolare, quindi non credo assolutamente che Cosmi domani lo faccia scendere in campo. Io sono propenso nel dire che schiererà lo stesso duo di attacco di Perugia, cioè Petkovic e Decenco, anche perché Citro è probabile che lo farà riposare perché accusa anche di qualche acciacco, anche se lo ritengo lo porterà in panchina. E così come in panchina, dalla panchina potrebbero partire sia Cialanitaro e sia Raffaello, che lui credo abbia visto un pochino affaticato negli ultimi giorni. Il tecnico, fra l'altro, tiene in considerazione il fatto che il Trapani, ma non solo il Trapani, dovrà disputare 3 partite nel giro di 8 giorni, per cui ha detto oggi chiaro e tondo che intende intende far riposare qualcuno,
magari quelli che hanno giocato di più in questa prima parte di campionato, insomma, quelli che lui ritiene più affaticati. A mio avviso, pertanto, avete la formazione inquadrata, qualche novità ci sarà rispetto alla gara di Perugia, così come qualche altra variante ci potrebbe essere, perché torna ad essere disponibile ad esempio Perticone in difesa, potrebbe dare un turno di riposo a Fazio oppure a Pagliarulo, ma Pagliarulo ha giocato bene, penso che verrà confermato, per cui se un cambio ci sarà domani rispetto a quella formazione che avete voi lì, probabilmente sarebbe la sostituzione di Fazio con Perticone. Ecco Franco, una curiosità, mi è rimasta, mi ha lasciato fra virgolette perplesso, perché non ci credo per niente, quando Cosmi ha detto dobbiamo capire come abbiamo vinto con il Perugia. Io credo che sia una formuletta magica per tenere insomma in allerta i suoi giocatori. Pensa che ci possa essere il rischio di trovare un Trapani scarico domani per effetto del successo contro il Perugia? Ma sì, io penso di sì, insomma. Il problema è l'approccio. Questa squadra, come ben sapete, ha alternato prestazioni buone, risultati buoni, risultati assolutamente non buoni e prestazioni assolutamente, non dico inguardabili, ma comunque non certamente all'altezza della precedente. Tutta la stagione è andata avanti così. Perché, ripeto, a Perugia è andata bene, soprattutto nel secondo tempo sul piano del gioco. Domani è un'incognita, perché questa squadra, ripeto, è capace di tutto, quindi c'è da aspettarsi di tutto. Cosa ha detto della Salernitana Cosmi, Franco? Magari anche fa. Lui ha molto, molto stima della Salernitana, ha detto che l'ha visto giocare nelle ultime partite, ha visto che è una squadra in buonissime condizioni, anche perché obiettivamente ha giocatori di valore, quindi già lo si è visto contro il Crotone, che è un'ottima squadra, che sicuramente sotto la guida di Menichini potrebbe sicuramente scalare la classifica. Anzi Cosmi ne è quasi certo, che la Salernitana è una di quelle squadre che nel girone di ritorno rimonterà la classifica. E noi ci fidiamo. Che avviene, lo ha sottolineato un paio di volte oggi pomeriggio. D'altro canto, ogni anno in Serie B è sistematica la cosa: squadre stanno nel girone di ritorno, squadre stanno in fondo alla classifica, alcune fanno le distua e, ripeto, si salvano tranquillamente, altre invece che magari ritengono di essere in una posizione di classifica tranquilla, poi magari si ritrovano pelagate nella zona bassa. Franco, noi ce l'auguriamo, il tempo come al solito è tiranno, sia personalmente che per i 100 fedelissimi che saranno presenti domani al provinciale, ti chiediamo, più o meno credo che sia questa la cifra, saranno un centinaio, no? Ti risulta? Sì, penso di sì. Da Salerno, quanti saranno invece sponda granata siciliane, perché sarà anche un derby tutto granata domani al provinciale, e le condizioni meteo, che cosa troveremo a Trapani? Ma questo fine settimana, oggi è una giornata estiva, per questo fine settimana è previsto tempo variabile, non so fino a che punto sarà variabile, forse pioggia domenica e domani nuvoloso, vedremo domani mattina come sarà la temperatura. E comunque, ripeto, tempo variabile, ma non credo assolutamente che ci siano problemi, perché intanto si gioca sul sintetico e poi insomma il variabile qui significa insomma che spettatori presenti, Franco, spettatori più o meno? Ma io penso che 5.500, non più di 6.000 comunque. Grazie a Franco Cammarasana, collega della Gazzetta dello Sport, grazie per la tua disponibilità che ci hai regalato per tutta la settimana. Buonasera, ci vediamo domani con te. Buonasera, a domani. Ciao Franco, grazie. Noi siamo in conclusione. Sei ricordato di una cosa? No, sorridevo perché pensavo, allora io ho esordito addirittura tra i professionisti contro il Trapani. Ma in casa? In casa vincevo 2-0, feci gol. Dove era l'allenatore del Trapani ieri? Posso metterlo a fuoco? Riflettevo Trapani. L'allenatore è Eziolino Capuano. E io all'esordio feci gol a Eziolino, infatti stavo un poco nervoso. Da allora ti ha preso di mira. No.
Scherzo. Abbiamo un buon rapporto col mister. No, assolutamente, assolutamente. Enzo, te la senti di fare un pronostico? Le ultime volte, insomma, hai portato bene. 1-2. 1-2? Sì. Non credi nel pareggio? Eppure la Salernitana è quella che ha pareggiato. Ma io penso che domani le motivazioni saranno ben diverse. Loro da una vittoria esterna. Poi, come diceva il giornalista di Trapani, alternano prestazioni. Sì. In pratica ha fatto capire che possono vincere con la prima come possono perdere con l'ultima. E penso che a questo punto, dopo una prestazione buona contro il Crotone, noi, il loro la vittoria a Perugia, ma adesso le motivazioni sono ben diverse, visto che comunque abbiamo visto che loro sono dall'altro lato, ma non penso che loro ambiscono a chissà che cosa. 48 punti c'è la salvezza, secondo te? La Salernitana su queste cose non è vero. Ho brutti ricordi. In Serie A secondo me rimane nella storia la retrocessione con quei punti. Anche in Serie B per la verità con Anzaloni. Per questo bisogna vedere il cammino di tutte le squadre, però penso che a quei punti là ci sia la salvezza. Grazie Enzo Fusco. Grazie. Come si chiamerà la scuola calcio? Sport Academy Luca Fusco. Luca Fusco, sì. Tu non ti sei rizzerato del fatto no, che... No, io sono il responsabile. Ah, ok. quando il... Settembre 2016, sì. Taglio del nastro. Sì. In bocca al lupo, grazie naturalmente a Enzo Fusco, grazie ai telespettatori. Naturalmente l'appuntamento con Zona Mista News dovrebbe tornare martedì prossimo a inizio settimana, però martedì ci sarà l'impegno con l'Entella, quindi Zona Mista News ritorna mercoledì puntuale alle 20.30 su TV Oggi Salerno, solito, classico, tradizionale. Ciao. In collaborazione con Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.